Bene amici di TechOps, benvenuti in un nuovo video. Oggi volevo farvi vedere come sostituire la batteria ai vecchi TomTom, in questo caso è TomTom One XL. Niente, sono dei navigatori ormai un po' datati, quindi sicuramente vi potrà capitare, succedere di dover per forza sostituire la batteria in quanto non hanno più la resa ottimale, oppure addirittura come in questo caso non regge neanche un secondo, non funziona la ricarica, il navigatore si spegne all'istante non appena si toglie la micro USB quindi adesso andiamo a sostituire la batteria con una presa su Amazon, che vi lascerò il link in descrizione nel caso vi serva. E niente, dai. Una cosa, vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale e attivare la campanella, così non vi perdete i miei prossimi tutorial per queste piccole guide per il fai da te. Ok, procediamo alla sostituzione della batteria. Bene, adesso andiamo ad aprire il navigatore per la sostituzione della batteria. Vi serviranno dei piccoli attrezzi, cacciavite Torx. E qua c'è il torso, un T9, bene. Dopo aver tolto le viti, dobbiamo da questo punto, io faccio quello spare. Dobbiamo andare, ci sono dei piccoli incastri, come vedete. Ecco. Dopo aver aperto, ci sono dei cavetti, uno che collega l'altoparlante e uno che collega la batteria. Stacchiamo, perché sennò per non rischiare di romperli. Bene, mettiamo da parte il navigatore e niente, adesso dobbiamo la batteria. Non so se si vede, la batteria ha un biadesivo dal lato, diciamo, della scocca, quindi bisogna andare a rimuovere la batteria. Io adesso ci proverò con questo, anzi faccio una cosa, fuori un altro attrezzo. Allora, faccio una rimozione. Questa qua praticamente è una paletta per dare lo stucco metallico sulle carrozzerie. Lo trovate in ferramento, al Brico Center, in quei posti lì. Quindi andiamo a vedere come rimuovere. Si bisogna fare attenzione, in quanto, come si sa, le batterie al litio, in caso di che si fora l'involucro, sono pericolose, in quanto possono incendiare, possono prendere fuoco. Quindi dovete fare attenzione a non bucare l'involucro della batteria. Bene, l'abbiamo rimossa, però l'adesivo è rimasto attaccato alla batteria, quindi pian pianino lo rimuoviamo. Magari, se riusciamo a salvarlo, usiamo ancora il suo. Questa qua è una batteria da 1100 mAh, in questo caso proprio non reggeva più la carica e niente, quindi non permette neanche di tenere il navigatore acceso neanche un secondo. Niente, un adesivo. Bene, andiamo a confrontarla con quella arrivata da Amazon. Questa qua è la batteria arrivata da Amazon. Siccome dimensioni ci siamo, anche se dire il vero così da così sembra più fina, comunque le caratteristiche sono sempre quelle, quindi niente. Mettiamo da parte questa, apriamo bene. Guardate, prima erano messi così, quindi bisogna andare a posizionarla sempre in questa posizione, così, la batteria. Andrò a applicare, per comodità, andrò a applicare un po' di colla per fissare i frame al vetro.
dei cellulari. Adesso io applico una piccola quantità qua dietro. Anche vi lascio il link di questa colla se vi può servire. È una colla, andiamo ad applicare. Adesso andiamo ad applicare sopra la batteria, così si poteva fare anche con il phon, cioè scaldandolo a una temperatura magari di 40 gradi, si scaldava la scocca e la batteria si rimuoveva più facilmente. Niente, una volta fissata la batteria, adesso andiamo a riposizionare i connettori. Andiamo a riposizionare i connettori dell'altoparlante, se forse metto bene il connettore batteria. Io vi consiglio, dopo aver collegato tutto, vi consiglio di fare una prova di accensione. Come vedete, già la batteria è un po' carica. Il vetro si sta avviando, quindi direi che si può chiudere. È scarica, però adesso andiamo a ricaricare. Per richiuderlo basta fare coincidere qua i vari connettori, no? Fare così, stop. Come vedete, segna batteria scarica. Sicuramente è una batteria che avevano in magazzino da tempo, perché sennò l'avremmo trovata a una percentuale minimo di 40-50%. Bene, andiamo a riposizionare lì, mettiamo ancora le sue viti. Comunque vi lascio tutti i link, ve li lascio in descrizione per acquistare dove acquistare la batteria, che tipo di acquistare la batteria, e vi lascio anche il link per l'adesivo, per la colla, e magari vi lascio anche qualche altro link magari per degli attrezzi che possono servire a fare questi lavori. Bene, con questo è tutto, spero che questa guida vi sia piaciuta, vi sia stato del vostro interesse, e vi ricordo che se il video vi è piaciuto di lasciare un like cliccando sul pollicione. Nel caso che il video non vi è piaciuto, mi raccomando, un pollicione in giù, in modo che riesco a capire se i video sono di vostro interesse o meno, quanto possono interessare questi video, e in modo da prendere una direzione dei video che farò in futuro. E niente, come vi ho detto prima, in descrizione trovate tutti i link per l'acquisto della batteria su Amazon. E con questo è tutto. Vi raccomando, se la cosa vi fa piacere, vi lascio tutti i link in descrizione per seguirmi sui miei principali canali tech, su Instagram, su Facebook e su Telegram. Sono presenti dei gruppi dove pubblico quotidianamente offerte, coupon per acquistare prodotti tech a un prezzo vantaggioso. Quindi, se la cosa vi fa piacere, seguitemi, anche lì ci sono tutti i link in descrizione. Ok ragazzi, con questo è tutto. Un saluto da Francesco di Tech Offers, al prossimo video.